Come on. You know why? Because we're so.
Grazie per l'iscrizione a PAG. Oh, buonasera, figliole, figliole. Sto peggio di ieri. Sono veramente in forma smagliante. Mamma mia. Comunque, stasera c'è l'Xbox Partner Preview. Sto una merda. Veramente una merda, ma volevo guardarlo comunque. Perché stasera presentano Kunitsugami, Path of the Goddess, il gioco nuovo di Capcom. In più, ho fatto una preview di Dragon's Dogma, un provato di Dragon's Dogma che è andato su ieri alle 11. Grazie Peter per l'iscrizione. E quindi, anche in questo stato pietoso, facciamo la live e vediamo. Vediamo dove arrivo. Grazie Edge per l'iscrizione. Ma ti sei fatto vedere? No, non ho bisogno di farmi vedere, Traffi. Ho l'influenza. Cioè, ho la solita influenza. No, non capisco perché. Aspettate un attimo che ora sistemo il delay. Ho la solita influenza di merda che mi prende sempre allo stesso modo. Ovvero, ieri non respiravo. E oggi respiro. Ma ho mal di testa e dolori articolari. Il primo giorno mal di gola, il secondo giorno tappato come una merda, il terzo giorno pain, quindi insomma sto che è una meraviglia. Pain e ipersensibilità alla luce, quindi insomma diciamo che proprio la gioia in generale. Quindi niente, cerchiamo di reggere il colpo, di andare avanti. Sono sotto medicinali, mi sono pigliato degli Actigrip, dei Moment, di ogni genere di possibile spray. Ho più sostanze chimiche in corpo di Lemmy, di Lemmy dei Motorhead quando ancora era vivo. Non capisco moltissimo, ma cercherò comunque di fare le cose. Il terzo giorno resuscito. Guarda, Agaro, speriamo veramente che domani resuscito, perché ora come ora sono proprio messo male a merda. La vecchiaia non aiuta, ragazzi. Più invecchio e più. Grazie Sole Eureka per l'iscrizione. Più invecchio e più sta roba mi arriva in faccia come un fulmine. Tendo a riprendermi ancora abbastanza velocemente, ma madonna, che roba terrificante, mamma mia. Comunque, dicevo, che cosa stavo dicendo? Oggi c'è, grazie al resto del Carlone per l'iscrizione, l'Xbox Partner Preview. Ieri è uscita la mia preview, il mio provato di Dragon's Dogma 2 su multiplayer, perché l'ho provato qualche giorno fa. E confermo tutto quello che vi ho detto, ragazzi. Il gioco è una figata. È super complesso, è super interessante, è matto in culo, è molto diverso da quello che vi dovreste aspettare da un AAA classico. È un gioco chiaramente molto pazzone e anche molto cazzone su altre cose. No, non è ben ottimizzato, ve lo dico subito. La build che ho provato, che credo fosse ancora diversa dalla build del lancio, ma abbastanza recente, non reggeva, secondo me, neanche i 30 fps a tratti, ovvero teneva i 30 fps per la maggior parte del tempo, ma non appena a schermo c'erano effetti magici abbastanza pesanti, scendeva sotto. Questo non è particolarmente problematico per quando hai magari da caricare le magie, ma è pur sempre un action GDR. I 30 fps so che danno fastidio a molti, e il fatto che il frame sia sbloccato lo farà andare sopra, ma su PS5 non ve lo aspettate a 60 fps, secondo me è improbabile. Perché chiaramente un gioco con quel tipo di estensione, quel tipo di mappa e quel numero di nemici a schermo, il Ray Engine non lo regge. Cioè il Ray Engine non sono riusciti a ottimizzarlo con quella scala, purtroppo. È molto ottimizzato su mappe piccole, sull'open world evidentemente è un motore che non regge altrettanto bene quando c'è tutta quella roba a schermo. E di roba a schermo ce n'è tantissima. No, l'ho provato su PlayStation 5, ragazzi. Mi piacerebbe averlo provato su PC, perché avrei voluto vedere se su PC magari era meglio ottimizzato o comunque reggeva di più. Ma no, l'ho provato su PlayStation 5. Su PlayStation 5 non regge il frame rate, cala sotto i 30 anche a tratti. E si gioca tranquillamente, è sempre godibilissimo. Però, appunto, di ottimizzazione ci sono dei problemi e sono evidentissimi. Il gioco di per sé è una figata, però, se non altro. Cioè,
È un action GDR, ragazzi, che mantiene una struttura molto simile a quella del primo Dragon's Dogma. Il fast travel c'è in modo molto simile al primo Dragon's Dogma, ovvero hai i cristalli nelle capitali, hai dei cristalli da piazzare, puoi teletrasportarti ai cristalli, ma puoi usare anche i carri nelle città che ti portano in giro. I carri sono delle pseudo quest, nel senso che il carro può, se ti addormenti, portarti subito alla città successiva, ma puoi venire attaccato durante il viaggio, quindi devi fare dei combattimenti. Quindi magari tu fai il fast travel verso una capitale lontana, ma ti attaccano e devi uccidere i nemici e poi devi tornare sul carro per poterlo fare, quindi è fast travel per modo di dire. Grazie Fedek per l'iscrizione. La cosa che mi ha sorpreso, più che le classi nuove che ho provato, che adesso vi racconterò, è la complessità delle quest, perché il gioco è cacciarone ma è estremamente elaborato, cioè ha delle quest line molto complesse. Ad esempio, la prima parte della demo che ho provato ero nei panni del Cavaliere Mistico, questa nuova classe di prestigio, questa nuova classe mista che praticamente usa le doppie lame, che si può teletrasportare e usa vari poteri misti, melee e magici, ok? Nella prima parte praticamente ero nella zona finale della prima regione, che è appunto la regione degli umani, e dovevo arrivare a Batal, che è la seconda regione, quella dei feridi, quella rocciosa, quella un po' più desertica, ok? Tu a Batal ci puoi arrivare con un lascia passare che probabilmente ti hanno dato in una quest precedente, ok? E il problema è che il lascia passare è per i feridi, non so quale quest te lo dia e perché sia per i feridi, però è solo per i feridi. E io avevo il personaggio umano. Se tu hai il personaggio umano, quindi non puoi usarlo, perché tu vai alla guardia, la guardia ti dice: sei un umano, col cazzo che passi, questo lascia passare è chiaramente falsificato. E a quel punto hai varie possibilità, soltanto per una quest di passaggio, quindi un devo superare un cancello. Puoi andare da un mercante lì vicino, comprare con big soldi una maschera da feride, spacciarti per un feride e passare, salire su un carro che passa di lì, nasconderti nel carico e passare, oppure trovare un passaggio nascosto laterale per caverne che bypassa il muro e ti fa uscire fuori a Batal. Tre modalità, e dovrebbero neanche, non, e probabilmente non sono neanche le uniche, solo per superare un semplice cancello. E la maggior parte delle quest sono così, cioè sono tutte estremamente strutturate, ovvero hai ad esempio questa quest di riparazione di questa lama, dove praticamente tu sei a Batal, la porti dal fabbro, il fabbro nano non ci vuole lavorare, ci lavora la sua assistente ti dice: ho bisogno di materiali. I materiali, tu dici, vabbè, sarà la solita fetch quest del cazzo. No, sono in una caverna lì vicino, bella grossa, praticamente un dungeon, e li puoi vedere solo al buio, perché praticamente ci sono due tipi di minerali che tu devi recuperare. Quello che brilla al buio è quello che puoi utilizzare per la forgia, quello che non brilla al buio non lo puoi usare per la forgia. Cosa succede? Succede che se tu usi la torcia non vedi quelli che brillano, quindi tu devi farti quel dungeon al buio utilizzando solo la luce fioca dei materiali fosforescenti, perché se ti fai il dungeon illuminato non vedi i materiali e quindi non puoi recuperare i materiali che ti servono. Esempio di quest all'interno del gioco. Oppure ci sono le quest a tempo, tipo ti dicono: hanno rapito mio nipote, l'hanno trascinato via, che cazzo devo... e tu devi interrogare la gente nella città, ma non ti indica dov'è la gente, tu devi girare per la città e parlare con tutti, se li trovi bene, se non li trovi e ci metti troppo tempo, quel povero stronzo muore, e quindi puoi andarlo a trovare in una caverna sano e salvo e riportarlo in città, oppure ti fai i cazzi tuoi, vai là dopo che sono passati un paio di giorni e trovi semplicemente i cenci di questo povero bimbo divorato. Cose di questo tipo qui. C'è una quest line dove c'è l'imperatrice che prega di Batal, dove ti danno tipo una descrizione di un assassino, e tu sei in un gruppo di persone e devi tipo colpire l'assassino prima che attacchi l'imperatrice, devi vedere quello che corrisponde alla descrizione e lo devi menà, ma non sai chi è, e se lo sbagli l'imperatrice rischia la pelle. Altre cose ci sono, insomma, tutte queste così, capito? Sono tutte queste elaborate, sono tutte queste interessanti, non ci sono queste semplici. C'è una che mi ha colpito particolarmente, sempre nella cittadina prima di Batal, e mi ha fatto morire, perché mi ha fatto veramente morire dal ridere. C'è questa sfera di giada che due tizi ti chiedono, ok?
E uno te la chiede perché è un poveraccio con il capo che gliel'hanno rubata e lui è un servo e se non gliela riporta lo ammazzano. L'altro invece è un mercante facoltoso che ti vuole dare un sacco di soldi se gliela riporti. Te la costruisce, te ce l'ha il negozietto, quello losco che ti vendeva la maschera di prima, no? Questo è anche un falsario. Se tu vai da lui, puoi falsificare la sfera di Giada. Però cosa succede? Succede che col falso tu puoi fottere il poveraccio che ci lascia la pelle, però poi ovviamente questo lo ammazzano. Se porti il falso al mercante, il mercante ti dice grazie per avermi portato la sfera, ma voglio essere sicuro che non sia falsificata e quindi voglio andare da una persona di fiducia a assicurarmi che non sia falsa. E da chi va? Va dal falsario. E se tu vai da... lui va dal falsario e scopre che è falsa, ti incula. Ma tu puoi anche pagare il falsario per dirgli che è vera e quindi salvare la vita all'altro tizio e fregare col falso il mercante, ti prendi meno soldi, ma prendi comunque i soldi. Quindi capite che ha una complessità nelle quest secondarie che normalmente non appartiene a questo tipo di videogiochi, soprattutto ai GDR, agli open world giapponesi, ragazzi, ed è una figata pazzesca. Queste qua sono tutte secondarie, non sono quest primarie, eh? Il bimbo perduto, l'imperatrice da salvare, la sfera di Giada, sono tutte queste secondarie. Sono solo queste secondarie. La quest della fabbra che ti manda a prendere i materiali è una primaria, ma queste qua sono tutte queste secondarie. Sono tutte queste che tu vai nel paesello, arriva il tizio, ti parla e ti dice «Oh, è successo questo». E il fatto è che l'esplorazione non è da meno, perché durante l'esplorazione può succedere ovviamente l'ira di Dio, nel senso che tipo vai nel posto sbagliato, ti caricano 200 nemici e muori, vai in un fiumiciattolo, arriva un drago e se gli vai a rompere i coglioni ti scioglie se ci vai quando non è il momento giusto, ma è pieno anche di dungeon e caverne. Ad esempio, io a un certo punto volevo girare un po', sono andato sempre col cavaliere mistico in questa caverna sotterranea, piena di non morti, dove c'erano degli oggetti e della roba da trovare, mi sa anche un grimorio che peraltro era ricollegato a un altro quest, ok? Tipo, io vado dentro, ammazzo un po' di non morti col mio gruppo, nessuno nel mio gruppo aveva il fuoco. A un certo punto nella caverna c'erano le gelatine, gli slime, ragazzi, grazie il Chosa per l'iscrizione. Io vedo che cade sto slime, vedo che i miei attacchi non gli fanno un cazzo, vedo che i miei compagni non gli fanno un cazzo, stiamo parlando di Dragon's Dogma 2, Zaclampo. E dico, sono nella merda, perché non ho il fuoco per danneggiarlo, non ho bombe per danneggiarlo, non ho niente per mettere il fuoco, non ho i potenziamenti di fuoco all'arma sui maghi per potergli fare danno. E a un certo punto tu vedi questo slime che inizia a sciogliere tutti i miei compagni, me compreso, perché se ci stai dentro è come se fosse acido e ti fa danno, e tipo tutto il mio gruppo muore. E io sono costretto a scappare dallo slime perché mi sta sciogliendo. E però, visto che l'intelligenza artificiale non è scema, il mio unico compagno sopravvissuto, quando gli faccio il segno scappa stronzo stiamo morendo, non è che torna normalmente, raccoglie uno dei cadaveri e lo porta fuori dal dungeon per farlo resuscitare. Cioè, l'intelligenza artificiale è una figata. Praticamente il mio compagno, quando gli ho detto dobbiamo scappare, non è che è andato e basta. Ha preso uno dei due cadaveri degli altri pawn e l'ha portato fuori. Perché così almeno lo potevo resuscitare tranquillo lontano dagli slime. Cose di questo tipo qua. E succedono... Sì, parlano un botto, Joshua. Credo ci sia l'opzione per farli stare zitti, perché ripetono frasi a raffica. Però sono molto più variegate le frasi. Ma è una figata vedere anche queste interazioni, queste cose, perché per dire ogni tanto tu stai facendo una battaglia, ti sembra una cazzata, arriva un grifone in picchiata e la battaglia improvvisamente non è più una cazzata, sei nella merda perché c'è un grifone e quindi se non cacci via il grifone anche un gruppo di goblin diventa pericoloso perché stai combattendo contro i goblin e contro il grifone.
Può capitare, ad esempio, che magari ti sposti troppo durante una battaglia dove ti assaltano i goblin, finisci in un corso d'acqua e escono fuori anche gli uomini lucertola. A me è capitato di venire circondato da tipo 30 nemici. E lì puoi essere forte quanto cazzo vuoi, ma ti sciolgono il culo. Non solo, capita di trovare mostri molto potenti, esattamente come nell'uno, che girano per la mappa, e quindi se li vedi è il caso di evitarli se non sei super livellato e magari tornarci dopo. Tipo, io sono andato a rompere il cazzo a un drago, l'ho menato un pochino, ma poi questo ha iniziato a sparare fiammate e mi ha tritato. Tra le classi che ho provato, lo spadaccino, quello mistico, il cavaliere mistico, è molto figo, ma non è fortissimo, più che altro perché ha poche abilità difensive, è estremamente mobile ma non fa molto danno. Probabilmente era legato al fatto che ci avevano dato una build con un equipaggiamento un po' scrauso, un po' sottolivellata, e quindi non spaccava il culo. L'arciere mistico, o meglio l'arcier mago, perché l'hanno rinominato, è completamente rotto, è chiaramente una di quelle che sarà le classi, sarà la classe più forte del gioco. Non so se sarà la più forte del gioco, ma sarà una delle classi più forti del gioco, senza se e senza ma, perché, ragazzi, è fuori de testa, letteralmente. Per dirvi, già i poteri offensivi devastanti, perché, per dire, ha la freccia di Zelda guidabile in prima persona, esplosiva, freccia infuocata, tu la carichi, la guidi per la mappa, la puoi anche accelerare e fai esplodere, togli un botto. Ha le frecce caricabili di ghiaccio che continuano a girare attorno al nemico a colpirlo e dopo un tot lo congelano. Congelano anche i nemici in aria, e letteralmente c'è, la mira si automatizza anche se sei in mira manuale, quindi continui a colpire. E poi ha questa freccia elettrica che mi ha fatto morire dal ridere, perché a un certo punto il tizio di Capcom che c'era lì mi fa, l'abbiamo fatta in modo che non smetta mai di rimbalzare, cioè non è a consumo, non è che ha un numero limitato di rimbalzi, se tu la spari in una zona chiusa la freccia si moltiplica e continua a rimbalzare. E ho detto, in che senso continua a rimbalzare? E allora sono andato in sta caverna, che era quella dove c'erano appunto i materiali da recuperare, che aveva delle parti chiuse, e c'era un ogre, un coso con tipo 4 barre dei punti vita. Quindi ho sparato sta cosa, ha iniziato a rimbalzare, e ragazzi, era una Gatling elettrica, e vedi la sua barra dei punti vita che fa così. Brr, 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 morto. Perché questo continuava a rimbalzare sulle pareti, a moltiplicarsi, e tipo erano 200 proiettili che continuavano a colpirlo finché non è morto. Grazie Tulle per l'iscrizione. Quindi quella roba lì, se siete al chiuso, è completamente rotta. Completamente rotta. E in più, non bastasse, l'arciere magico cura anche con le frecce. Ha una freccia che cura, e se la curi al massimo riporta in vita i pawn. Quindi praticamente sì, è una classe che ha una debolezza marcata, ovvero il fatto che se ti arriva in faccia un ladro o uno stronzo che ti mena, non hai parate, non hai difesa, sei nella merda, quindi hai bisogno di dei pawn che facciano da tank. Hai bisogno di un guerriero, hai bisogno di un fighter di qualche tipo che ti stia davanti, hai bisogno di una protezione di qualche tipo o magari di scudi. Però se stai lontano, regà, non t'ammazza niente. È rottissima, rottissima. Infatti io avevo avuto delle difficoltà. L'evento inizia alle 7, Vienna. Serve una prima linea, assolutamente, ma raga, veramente, con il cavaliere mistico sarà stato anche l'equipaggiamento, ma ho avuto delle difficoltà e mi hanno ammazzato un po' di volte, perché le battaglie non sono facilissime, cioè ti menano, i nemici forti sono veramente forti, e ti capita di beccarti appunto queste situazioni caotiche dove compaiono dei nemici che non ti aspetti, che ti si inculano. Ma l'arciere mistico, minchia, tritavo tutto. Non basta schivare se ti arrivano davanti. Non hai la schivata, casta. Ce l'hai con certe classi la schivata. Non tutte le classi hanno la schivata. Le classi hanno il movimento normale, il salto, 4 abilità attive e una abilità di classe. Tipo, il ladro ha come abilità di classe la schivata. Cioè, tu premi il tasto e il ladro fa uno scatto che schiva. Il guerriero, spada e scudo, ha la parry. Quindi
hai lo scudo per proteggerti dai colpi nemici. Il guerriero, quello con lo spadone, ha la carica corazzata. Prendi meno danni quando sei in carica e dai delle mazzate, tipo lo spadone di Monster Hunter, ma comunque sei corazzato, non vieni buttato per terra. Le classi puramente offensive hanno magari delle abilità di supporto che ti aiutano, tipo il cavaliere mistico ha uno scudo magico che lo protegge da alcuni colpi, e quello è molto utile, ma non schivi. Puoi teletrasportarti via, puoi fare varie cose, ma non schivi. Cioè, se arriva uno stronzo e ti mena, ti becchi le botte. E la stessa cosa vale per l'arciere mistico. Dalla distanza sei il dito di Dio. Se ti arriva in faccia qualcuno che mena forte o ti corre in faccia un nemico, sono veramente cazzi tuoi. Perché non hai manovre difensive per liberarti, devi correre via, fondamentalmente. Mishima, io credo che ci sia una discreta varietà di armi e armature. Purtroppo, ovviamente, nelle 3 ore e mezza, 4 di giocato che ho potuto provare, non è che io abbia potuto vedere chissà quanto equipaggiamento, quanto crafting, però i pawn erano tutti corazzati in modo diverso. Ce n'erano. A me piaceva molto anche l'estetica, perché come avete visto, Dragon's Dogma 2 è estremamente medievaleggiante come direzione artistica. Cioè, è fantasy, sì, ma non è così tanto fantasy, è molto hard medioevo, per dirtela, ok? E quindi cosa succede? C'erano delle armature che sembravano proprio quelle armature da cavaliere da torneo medievale, no? C'era un pawn che mi avevano messo nel gruppo quando avevo l'arciere, che era chiaramente un guerriero spada e scudo, ma aveva proprio, avete presente quelle corazze goffe, ingombranti, con le mantelle squadrate proprio da stronzo corazzato, che lo può portare in giro un cavallo ma lui non può camminare se c'è quella roba lì addosso, quel tipo di roba lì, che è molto figo perché comunque c'è molta varietà a livello di corazze, cose varie, ma sono tutte abbastanza, diciamo, esatto, Bretonia style. C'è una classe che permette di castare spell ma menare anche le mani, l'ho appena descritta, il cavaliere mistico. È una classe estremamente figa a livello di meccaniche, perché come detto, ragazzi, detta così sembra semplice, ma le meccaniche del gioco sono abbastanza complesse, perché le azioni di classe, soprattutto nelle classi doppie, che casta esattamente, sono anche classi doppie queste, cioè sono classi miste, però le sblocchi con le quest, stavolta. Praticamente, cos'ha? Ha questo potere che è un proiettile, e il proiettile non fa un cazzo, salvo che tu non lo modifichi nelle tue abilità normalmente, va bene? Ma se tu lo carichi, il proiettile ha degli effetti variabili in base a quello che hai deciso di equipaggiare tra le abilità. Questi effetti possono essere, base, sono due. O lo fai esplodere e fa tipo questa sorta di botto ad aria elettrico che stordisce tutto, oppure schiacci il pulsante del salto subito dopo averlo colpito, aver colpito il nemico, e il tuo personaggio si teletrasporta dal nemico. Grazie Blackjack per gli abbonamenti regalati, molto molto amore, ci pagherò le medicine considerando come sto conciato, grazie infinite per il supporto, tanto amore. Quindi tu hai un'abilità proiettile che colpisce molto precisamente, che ti teletrasporta immediatamente dove c'è il nemico. In più, lui ha anche, grazie Griffadores anche per l'iscrizione, lui ha anche degli attacchi in teletrasporto, ha un attacco in affondo in teletrasporto frontale, che può con cui può colpire anche in aria, cioè tipo puoi saltare e teletrasportarti in linea retta al nemico. Ha un attacco in verticale in teletrasporto, che è molto figo perché se c'è un nemico volante ti appendi, quindi fondamentalmente c'è il grifone che si alza in aria, tu lo usi sul grifone, grazie Griffador adesso appunto per l'iscrizione, e si teletrasporta sopra il grifone, lo infilza e rimane sopra il grifone. Poi certo, se cadi muori, però però se ci rimani appeso, sei sopra il grifone e lo continui a menare. Ha uno scudo energetico magico e ha anche un potere che lancia i nemici, e questa cosa qua a me fa morire, perché comunque nel gioco c'è una fisica complessa, perché ci sono ponti che si spezzano, muri e porte che puoi buttare giù, tipo nel dungeon delle gelatine c'era un muro da far esplodere. Nel caso del coso, se il nemico non è troppo pesante, tu puoi prendere un nemico e lanciarlo addosso a un altro nemico o giù da un burrone. Io infatti tipo ammenavo un po' i goblin e poi li lanciavo giù dai burroni.
È una figata pazzesca da questo punto di vista. È veramente uno spettacolo. Sì, action, i mostri possono attaccarsi a vicenda. Infatti è capitato, mentre combattevo col drago, che i goblin provassero ad attaccare il drago, perché l'hanno visto come la minaccia principale, giustamente. Il drago se li è mangiati e poi si è mangiato me. Però è veramente una figata. Mishima è fatto esclusivamente single player, secondo me, perché il fulcro del gioco sono proprio i pawn. È un gioco pensato per proprio per sfruttare al massimo l'intelligenza artificiale amica e darti un senso di soddisfazione nella creazione di compagni guidati dall'IA molto elaborati, che fanno cose interessanti, che si evolvono con te, e poi poterli scambiare come se fossero delle figurine. Nell'originale c'era una battaglia che era l'Ur Dragon, che potevi combattere con in multiplayer, ma era multiplayer asincrono. È possibile che ci sia ancora qualcosa di simile, però il fulcro di Dragon's Dogma è che è un'esperienza single player con un'intelligenza artificiale dei compagni estremamente evoluta. Parte del caos e del divertimento di Dragon's Dogma sta anche nel vedere come reagisce l'IA a quello che succede e come reagiscono le tue pedine a quello che sta succedendo in giro, o le pedine che hai scaricato dagli altri, perché l'IA è peraltro super evoluta e quindi se le pedine hanno fatto determinate quest, tu puoi scaricarle e le sanno già fare. Se hanno ucciso tanti mostri di un certo tipo, conoscono i suoi punti deboli e li attaccano, eccetera, 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 eccetera. È confermato che non c'è la coop, non è ancora confermato nulla, Badlands, in realtà, perché del gioco, anche facendo questa prova molto prolungata, che mi ha fatto vedere finalmente come sono fatte le quest, alcune delle classi avanzate, un po' com'è la struttura del gioco e quanto è varia, quanto è bella l'esplorazione, quanto le mappe sono piene di roba, comunque mi è sembrato di non vedere un cazzo, perché in tutte le prove ti continuano a dire, però questo non lo puoi fare, se vai là ti fermiamo prima perché questo non lo devi vedere, se scopri questa cosa non la puoi dire perché non dovresti poterla vedere. Quindi il sospetto è che nel gioco ci siano svariate sorprese, e visto che nell'originale c'era l'Ur Dragon, non mi sorprenderebbe se anche qua ci fosse un qualche boss finale o endgame dove devi fondamentalmente combattere in gruppo questo nemico con gruppi separati, ma scendono i suoi punti vita in base a questa cosa qua. Oh madonna, sto un altro progetto di sto comunque una merda, ragazzi. Sto veramente male, non vi rendete conto. Cioè, mi sto ringalluzzendo a parlare di Dragon's Dogma 2, ma sto veramente una schifezza. Cioè, mi sento proprio malissimo. No, in realtà le classi non sono vincolanti per niente, Lord Casco, perché da quello che ho capito, le classi hanno delle statistiche fisse, retroattive a sto giro, non sono legate allo sviluppo classico che stai facendo. E le statistiche base cambiano quando cambi la classe, le classi salgono di livello man mano che le usi e puoi utilizzare delle passive che puoi equipaggiare tutte le classi, ma le attive le devi sviluppare giocando con le classi. Grazie Nicky per l'iscrizione. Quindi tecnicamente puoi usare tutte le classi senza limitazioni. Poi è ovvio che se hai delle classi preferite usi quelle, ma tecnicamente dovresti poter usare qualunque vocazione senza problemi. A sto giro dovresti essere molto più libero rispetto al primo, che era molto più vincolante nelle classi da utilizzare. Hai visto mostri inediti nella demo? No, il prezzemolo, solo visto il drago che mi ha rotto il culo di quelli veramente difficili. Comunque, Assassino si arriva tramite il ladro. Non so neanche se ci sia, Pasquale, perché il numero di vocazioni non è stato confermato. Ne presentano sempre un tot, ma non le hanno chiaramente presentate tutte. Secondo me ce ne sono molte e non le hanno ancora svelate. Secondo me ce ne sono molte di più di quelle che hanno presentato. Non sono così poche le vocazioni, che non sono comunque poche, ma secondo me sono molte di più. Itsuno non ha confermato 10 totale. A me non sembra che Itsuno abbia confermato il numero di vocation, sinceramente. A parte che già adesso mi sembra che siano più di 10, perché ci sono le 4 base, le 4 avanzate, mi sembra, e sono già 12, quindi come cazzo fanno a essere 10 totali? Sono già 12. Ce ne sono 4 base, 4 avanzate, 2 doppie e 2 speciali. No, non sono 10, Quacker. Grazie Kefia per l'iscrizione. 4, ragazzi, 4 avanzate, c'è quella che ti permette di usare tutte le abilità. C'è il cavaliere mistico, c'è l'arciere mago, c'è l'incantatore, quello, l'illusionista.
sono quattro. Le quattro basi sono ladro, arciere, mago e guerriero. C'è la versione potenziata del guerriero e del mago, che sono il sorcerer e il fighter. Grazie mega direttore galattico per l'iscrizione, e sono 10 per il momento, ma stregone è avanzata. Non hanno mica confermato anche lo strider, che è tipo la versione avanzata dell'arciere. Cioè, ci deve essere anche la versione avanzata del ladro e dell'arciere, ragazzi. Non ha senso che ci sia soltanto quella del mago e del guerriero, secondo me. Ha detto che non c'è. E quando è che l'ha detto? Sai com'è? Ha fatto l'intervista e ha detto che sono solo quelle le 10 classi? Mi sembra veramente molto strano, eh. Mi sembra veramente una cazzata. Perché non ha senso. Non ha senso, raga. Mi sembra molto strano che ci siano 4 base, 2 avanzate e 4 ibride. Boh. Però vedremo. Magari è vero. Magari le aggiungono dopo. Mi sembra stranissimo che ci siano soltanto 10 vocation. Secondo me sta dicendo una minchiata. Però vedremo. Il gioco comunque è veramente massiccio. Ma mi sembra veramente strano, perché se fosse così, nel gioco ci sarebbero meno classi miste di quanto c'erano nell'originale. Secondo me sta trollando, ragazzi. Secondo me sta trollando. Comunque vedremo quando il gioco uscirà. Fra quanto inizia? 10 minuti, ragazzi. 9 minuti, 10 minuti. Le quest secondarie sono molto fighe, Rude, come ho detto. Le quest secondarie sono veramente molto molto fighe. Quanto ti ha infastidito giocare al 30 fps? Non particolarmente, Blackjack. Ragazzi, non è un gioco particolarmente, diciamo, veloce a livello di combattimento. Ha un combattimento posizionale calcolato che a tratti ricorda quasi Monster Hunter con determinate classi. Con alcune classi sono molto più veloci, altre non proprio. Grazie Seba per l'iscrizione. Visto i ritmi, non è che questi 60 fps siano obbligatori per godersi il gioco. Mi dà l'impressione di essere un gioco che anche sui 30 e 40 fps è molto divertente. Poi è ovvio che io preferisco i 60 fps sempre, e spero che su PC sarà ottimizzato come Dio comanda. Però mi dà l'impressione di essere un gioco comunque con grandissimo potenziale anche a 30 fps. Sì, Teomaso, ogni tanto più che gli NPC, i mostri ogni tanto compaiono dal nulla. Gli NPC non li ho visti scomparire nell'ultima build, però ragazzi, si vede chiaro e tondo che il re-engine non è particolarmente adeguato per un gioco su larga scala con molta roba a schermo, perché fa fatica. Cioè, si vede proprio che li ricalcola ogni tanto, tipo ti compaiono dal nulla, da distanza. Certo, grazie Laros per l'iscrizione, però ogni tanto vedi comparire dal nulla i goblin, vedi comparire dal nulla i mostri, o perché sta caricando la zona o perché è quella roba lì, però è quello. Non è un motore per gli open world, l'hanno usato per l'open world perché comunque era il loro motore proprietario. Infatti si vede che probabilmente hanno lavorato molto sul, cioè hanno fatto il motivo per cui va a 30 è che ottimizzare tutta quella roba non è una cazzata. Tra l'altro, ragazzi, dovete valutare che non sono modelli fissi, eh. Ogni singolo modello umano e feride del gioco è fatto con il loro editor, e il loro editor ti permette di editare tutto, ogni dettaglio delle facce, ogni dettaglio del corpo, le dimensioni, l'altezza, la larghezza, il peso. Ogni NPC del gioco è fatto con l'editor del gioco, sono tutti modelli unici, tutti quanti. I mostri hanno modelli ripetuti, comunque sono molto diversificati. Grazie Alan per l'iscrizione. Ma è tutto fatto con l'editor, perché hanno un editor della Madonna. Sì, Mishima, ne ho parlato prima. Il Mystic Spear End è il cavaliere mistico. In Dragon's Dogma 2 ti è parso ci fosse confusione durante i combattimenti. Dipende dal combattimento. Alle volte, quando sei in zone un po' restrittive con un team che c'ha dentro i maghi, esplode tutto ed è un casino della Madonna. Però il più delle volte riesci a regolarti durante l'azione, non hai grandissimi problemi. Non lo so, Frank, se Monster Hunter Wilds userà una versione più evoluta dell'engine che riuscirà a gestire le cose, ma credo che Monster Hunter Wilds avrà molti meno nemici e NPC a schermo di Dragon's Dogma 2. Comunque, di base, il gioco da giocare è una figata pazzesca, ragazzi. Cioè, ha davvero una varietà da action GDR bomba,
ed è divertentissimo. Il problema, come vi dicevo, è bisognerà vedere quante classi ha, quanti contenuti effettivi ha, quanto siano riusciti a portare a termine la loro visione originale. Ce n'è di roba. Stasera c'è questo fantomatico, c'è questa fantomatica demo a mezzanotte che seguire demo, sì, demo. C'è questa fantomatica presentazione a mezzanotte che tecnicamente la gente vocifera che potrebbero presentare una demo. Sarebbe figo. Però vedremo, ragazzi. Wilds dovrebbe usare il Rex Engine, sì, che è la versione evoluta del Re-Engine, invece Dragon's Dogma... No, no, è stanotte, mi sembra, sai com'è? Mi sembra sia stanotte, però vedremo. Passando all'Xbox Direct, alle aspettative medie, sono molto interessato a Kunitsugami, ragazzi. Sto uno schifo, ma... Kunitsugami Path of the Goddess mi interessa tantissimo perché mi dà l'impressione di essere un action... molto interessante, potenzialmente atipico, con un'estetica unica, e Capcom quando si mette a fare i giochi tutti pazzi, un po' strani, con un'estetica particolare, normalmente tira fuori della roba anche molto bella. Mi incuriosisce molto perché sembra avere un sistema di potenziamenti e minion pure quello, quindi sono molto curioso. Blackjack, ho già preso tutto, sto concio così dopo aver preso tutti i medicinali. C'ho, come vi dicevo, c'ho più roba chimica in corpo adesso di quanta non ne abbia mai avuta, credo. Cioè, mi sono preso davvero di tutto. Mi sono preso i Moment per il mal di testa, mi sono preso l'Actigrip per il raffreddore e la febbre, mi sono spruzzato i First Defense per il raffreddore. Sto messo merda. Sono il Dottor House, letteralmente. Sto sotto Vicodin, praticamente. Esattamente, i petti di pollo amadori sono chimici, spero di no. Sono messo veramente male, quindi cercherò di reggere l'Xbox Partner Preview sperando che sia una roba decente da vedere, ma la mia vecchiaia mi sta a massacrare, ragazzi, sono veramente devastato. Jogla, l'Xbox Partner Preview è questo show che tecnicamente presenta dei giochi dei loro partner, quindi third party che saranno anche su Xbox, alcuni dei quali saranno su Game Pass e alcuni no. Vedremo se Kunitsugami lo metteranno su Game Pass, non credo, ma si vedrà. L'altro è Tales of Kenzera Zau, che è un metroidvania molto carino, avevo provato la demo durante lo Steam Fest e sembra fatto molto bene, e poi non mi ricordo quale sia il terzo. Qual è il terzo gioco? Boh, non mi ricordo. Dragon's Dogma su Game Pass, scordatevelo, ragazzi, è veramente improbabile. Silksong, lasciate perdere. Qual è il terzo gioco? Ah, già, The Last Berserker, quello di l'action di Dungeon Fighter Online, che per carità, essendo made in Corea, potrebbe anche essere figo, eh. Però non... a volerla vedere... è una partner preview all'insegna dell'azione. Pulse, credo che stia ancora una volta girando l'influenza, e ovviamente il mio sistema immunitario, che fa schifo al cazzo, se l'è presa in faccia come un fulmine. Sono letteralmente, ragazzi, uscito una sera, ho preso un po' di pioggia, un po' di freddo, sono andato in un locale a mangiare con gli amici, sono tornato a casa e bam, morto, secco. Cioè, proprio quella roba del i sistemi immunitari, e tra l'altro i miei amici stanno da Dio, quello, quindi fondamentalmente i miei amici, che peraltro sono in larga parte più vecchi di me di un paio d'anni, stanno benissimo, evidentemente hanno un sistema immunitario che funziona. Io, che faccio schifo al cazzo, vado fuori, una sera, grazie Dante per l'iscrizione, torno a casa... E tipo assorbo tutti i virus. No, nessuno ha figli, Pop. È semplicemente che io faccio caccare. Tipo sono uscito e il virus mi ha indicato e ha detto: guarda quello stronzo là con le porte aperte. Bam. Secco, eh. Secco. Ai 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 ai. Istantaneo. Boia d'un cane ladro. Esatto, fuck you in particolare, ed è arrivato da me il virus. Ed è veramente una merda. Mamma mia. Oddio di Dio. Comunque,
Grazie Loco per l'iscrizione. Xbox Partner Preview parte tra un minuto. Quanto manca qua? Tanto ci sarà il countdown. Ah, adesso vediamo questa presentazione sperando che sia una roba che mi tiene sveglio. Lo show di Capcom è l'8 a mezzanotte. Ok, Drake, va bene. Buono, almeno magari mi sarò ripreso per allora. Vai, o forse no. Comunque sto una merda. Sto veramente una merda. Infatti, boh. Eccoci qua. Ah, troppo alto, troppo alto. Allora, è quello in italiano, quindi tecnicamente dovrebbe avere i sottotitoli. Eccoci qua. Allora, forse annunciano la trilogia di Stalker, sarebbe figa, Sagat. E io il problema è, Petri, che faccio esercizio e mangio anche bendiamente sano, ma evidentemente non basta migliorare il mio sistema immunitario. Comunque, si parte, forza, vediamo. Speriamo che sto Kunitsugami sia figo. USA, Canada. Ciao 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 ciao. Ah, come sto bene. Grazie Ale per l'iscrizione. Questo è Tales of Kenzera, credo. No, è il logo dell'Xbox. Proprio this dicks. Ah. Mi è arrivato l'abbonamento. No, Matrice, ma se ti sei abbonato ti ringrazio. Won't you at least tell me what we're doing here? No, questo Why non are è you Tales such of Kenzera. serious? Cos'è? Ma cos'è Assassin's Creed? It's more than serious, Ona. Ah no, aspetta, l'avevano It's già presentato dangerous. questo. Come si chiamava? No, l'avevano già presentato questo. Era di Bandai, pubblicato da Bandai. Grazie Matrice per The l'iscrizione. greatest harm often comes from the best intentions. The cycle is starting again. How many more times must we endure the vanity of the Nine? When there isn't a path to be found, make one. Non mi ricordo come si chiama, ma sono sicuro che l'abbiano già presentato. L'ho già visto il trailer di questo. Però non aveva tre personaggi appena presentato. Sì, però Perché lei. Ah no, non è che ha personaggi, lei può possedere. Può possedere. Unknown Nine Awakening. L'avevano già presentato, sono quasi You've been sicuro. here before, countless Lei può times, and so possedere gli shall you altri be here personaggi. again. In fact, you're here right now. Summer 2024. Ammazza, ma esce quest'anno. Non lo so, non mi ispira moltissimo dal trailer, però. Learn how to wield otherworldly skills in the world of Unknown Nine with an in-depth developer update on Xbox Wire. Che voce. Sembra più malata di me la voce. La voce che descrive i giochi. Everyone's got an Questo ex-employer invece è they wish Riff Raff they never worked Games. for. Not everyone's ex-employer set them up to take a fall. Just so happens they framed the Ci wrong sono i sottotitoli. witch. They call me Lady Luck. And every card I draw is lucky. Questo And mi when sa I che è find out what my old coven un is up tattico to, stealth di they qualche better hope tipo. they have a good Ho messo i sottotitoli e non vanno già più. hand. Not tonight, boys. Mi suona di stealth game, probabilmente tra strategico con visuale dall'alto. If the coven wants to play, they'll have to play dirty. Sleight of Hand, mi sa che è un gioco di carte. No, third person stealth sim. Non si è visto niente di gameplay però. Zero gameplay. Su Game Pass, wishlist, il trailer carino, ma non si è visto gameplay. Dai creatori di This War of Mine e Frostpunk, grazie Dor per l'iscrizione.
Questo è di quelli di Frostpunk, ragazzi. Ah, aspetta, forse anche questo l'avevano già fatto vedere. You could change the decisions you regret in your life and see the outcomes of those choices with your very own eyes. Sì, The Altars tells the story of Yandolf, a simple miner who survived a crash landing on a hostile planet. He quickly realizes that what was supposed to be a lifetime job opportunity turns into a desperate fight for his life. Yan will need to handle a large mobile base that's designed to be operated by an entire team of qualified personnel. Minchia, devi gestire... Ah, è vero, questo è quello dove hai le personalità multiple. Even worse, the planet Yan landed on revolves around the deadly scorching star. Escaping the sunrise is crucial for survival. Despite his best efforts, Yan simply lacks the time and skills to deal with all these problems on his own. But the planet Yan is stranded on is home to a mysterious substance called Rapidium. Okay. With its use and the help of the quantum computer on board, Yan is able to create... Esatto, Yan può creare delle versioni alternative di se stesso. Ti cloni, fondamentalmente. Ti cloni con varie personalità e i tuoi cloni ti devono aiutare a fondamentalmente a costruire la tua base mobile. Sono tutte versioni alternative legate a tue decisioni del passato, allucinante. What if I didn't drop out of college? What if I fought harder to save my marriage? Our altars have the necessary knowledge and skills that we desperately need. È pazzissimo sto gioco. Ed essendo quelli di Frostpunk e di Sword of Mine, probabilmente ci saranno anche dei momenti folli o dove qualcuno impazzisce o fuori di testa. You have any idea how I feel? Incompetence, incoherent decision making, a groundbreaking mission on the verge of failure. E sembra anche molto più ambizioso degli altri giochi. Degli altri giochi loro. Anche perché ha tutta una parte esplorativa, tra l'altro, fuori. Each Yan is a different person. It will be extremely difficult to keep everyone. Questo è un concept happy. Della Madonna, ragazzi. You gotta learn how to say no. Questo è veramente figo. But we must do whatever we can, because as the mission goes on, the challenges will only pile up. Obstacles on the outside, internal tensions that could prove to be even more dangerous, and with a ticking clock of the deathly sun behind our backs, the only way home is to press forward. Questo è davvero molto interessante. Questo è veramente molto interessante. Questo è un concept veramente folle, davvero difficile da portare a termine, ma ha del notevole potenziale. Questo sembra figo e c'è dietro un team che potrebbe anche riuscire a fare una roba del genere bene. Non è un gioco facile da fare, eh? Questo è scritto da Rihanna Pratchett, la figlia di Terry Pratchett, che purtroppo però diversamente dal padre non è granché come scrittrice, perché sta scattando. Capcom non c'è ancora stata. Questo mi sa di survival, survival esplorativo, dove usi gli animali, che tipo simulatore del pifferaio magico, tipo. Sembra anche bellino. Strano, hai vari poteri, puoi usare le bestie che controlli. Sembra interessante, però una roba abbastanza particolare come gameplay. Non sembra un giocone particolarmente eccelso a livello tecnico, però almeno sembra particolare.
Creature di Ava. Critus of Ava. Va bene. Anche questo arriva nel 2024, tra l'altro. Learn how Creatures of Ava places you in the role of the same. Grazie Valerio. First look preview on Xbox Wire. Ava come lava. Ah. Questo. Griffville. Ma non era Redfall, ragazzi, questo, figuratevi. Sembra uno strategico brutto. Uno strategico horror brutto. Oddio, è Chucky. È Chucky. Che merda è questo gioco? Ma cos'è sta roba? Ma è fatto con Roblox questo coso? Ma cos'è sta roba? Ma vi sembra il caso di presentarlo all'Xbox Partner Preview sto coso? Hi, I'm Chucky and I'm your friend to the end. You. E questa è roba di Roblox, ragazzi, ma che imbarazzo. Beh, Slate of End è stato il reveal nuovo. Gli altri due già si sapevano, ma li ha fatti vedere un po' di più. Creatures of Ava è nuovo. Roblox, Griffville per Chucky, non voglio neanche commentare. Cioè, io capisco che Roblox faccia i miliardi, però regà, non fatelo vedere al partner preview, Cristo di Dio. Frogwares, quelli di Cthulhu, che poi li avevano tipo smantellati. Avevano avuto un sacco di problemi con Focus, loro mi sembra, avevano fatto dei casini, un casino della Madonna con il publishing. Avevano dovuto ritirare il gioco dal commercio. Tra l'altro mi sembra che stiano facendo la roba ancora a Lovecraft, vero? Ormai si sono proprio presi bene. Sì, avevano fatto anche Sherlock Holmes, mi sa. Mi sa che è il nuovo The Sinking City, ragazzi. Potrebbe essere il nuovo The Sinking City. Raga, sarà che sono malato e messo male? Ma questa roba fa più venire da ridere che da paura. Che paura. Cioè, il mostro, il tizio col cervello tagliato che scatta, che c'ha gli FPS sballati. Infatti è il seguito di Sinking City. Il primo di Sinking City era un gioco fallato, ma aveva alcune idee molto fighe. Paradossalmente questo trailer non mi ha dato alcuna aspettativa. Sì, avevano avuto problemi gravi col publisher di The Sinking City, era quello il gioco che avevano sposato. Square Enix. Questo è Final Fantasy XIV. Confermano la data su Xbox, finalmente. Mi sa che la conferma di Final Fantasy XIV su Xbox, ragazzi, questo. Con la data. Ce ne ha messo per arrivare su Xbox sto gioco, eh. Porca vacca. È sempre là. Dai. We Scions will fight until our last breath. No, non c'era su Xbox. Forward, my friends, Final Fantasy XIV. You do know you're not alone in this, don't you?
darkness and light, despair and hope. As goeth one, so goeth the other. Become light, become hope. Become hope. 21 marzo la release. Manca poco. E puoi prendere la starter con Game Pass. La starter, se non erro, arriva fino alla fine di Stormblood. Classic. Questa mi sa che è la collection degli Stalker, ragazzi, di cui stavate parlando. No. Sì. Sì, sì. Sì, ragazzi. Stalker Collection. Stalker Collection. La Stalker Collection. Shadow of Chernobyl. Questa è figa. Chissà se l'hanno sistemata e le hanno fatto le dovute modifiche per renderla meno problematica da giocare oggi. Grazie Nano per l'iscrizione. Clear Sky. Eh sì, tutti e tre. Sono giochi molto atipici, Mishima. Devi regolare molto bene le tue risorse, devi stare molto attento a come ti muovi con pericoli ambientali inaspettati, devi giocare tatticamente perché gli scontri possono essere molto difficili. Call of Pripyat. Sono giochi estremamente particolari, poi hanno un'atmosfera della Madonna perché appunto questa zona radioattiva con eventi imprevedibili è molto figa. Hai buona speranza per il nuovo Stalker? In realtà no, qui e lì, perché hanno avuto dei problemi di sviluppo terrificanti con la guerra e mi riesce difficile pensare che riusciranno a fare il gioco che vogliono fare. Però il fatto che almeno tornino gli originali disponibili oggi, però non è su Game Pass, è solo disponibile da oggi. Learn how developer GSC Game World brought the cult classic Stalker Trilogy to Xbox in an exclusive Xbox Wire interview. Prima da oggi. Fuck. Adesso facciamo finta che non lo stiamo vedendo, ragazzi. Questo... Ma cos'è? Ma è lenti. Ma è lentissimo. Sì, è meglio di Roblox, eh. È meglio di Roblox, ma... Ma cos'è? Mi sta salendo la febbre a vedere sto coso. Goti. Bam 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 bam, basso volume, no? Giappone. Hai sentito? Oh, persona 3. The Answer, maledetti. Lo sapevo che l'avevano staccato dal gioco originale. Lo sapevo che mettevano The Answer come DLC. E ce l'avevano già pronto, sti balordi. 100% era già pronto se esce così presto. 100% tagliato. 100%. Neanche un mese è passato. Ce l'avevano già fatto The Answer. Classic Atlus. Palesemente staccato per rivendertelo poi. Ma proprio sicuro. No, arriva a settembre 2024 in realtà. Forse no. Lo hanno presentato adesso, ma arriva a settembre.
La data di lancio può cambiare. Wave 1, Wave 2, Wave 3. No, ok, ok. Ci sono prima due DLC random, le musiche. E la Wave 2. Costumi della Velvet Room, che vabbè, sti cazzi. Comunque sì, The Answer, si sapeva che l'avrebbero tirato fuori come DLC The Answer, ragazzi, era ovvio. Non avevo alcun dubbio a riguardo. Però certo, hanno venduto molto bene il remake, è ovvio che comunque adesso puntano sul DLC, non aveva dubbi. Poi The Answer è anche molto figo come espansione. Comunque questo uomo ha una voce, che mi fa sembrare sano, veramente. Wow. Cioè, sembra che stia soffrendo lui, la febbre mica io. Loppide chiede, ma a maggio che cazzo compra i costumi della Velvet Room? Ti stupirebbe, Loppide, sapere quanta gente potrebbe comprare quei cazzo di costumi. Ah. Non sono sul pass, credo, di DLC, Sissel. Comunque sono già 20 minuti. DNF Universe, questo è l'action del Berserker. Questo non sembrava male dal trailer, magari è figo. Sono sul pass, va bene. Ah, solo l'ultimate, ok. Questo potrebbe essere abbastanza tamarro. Il Berserker, ragazzi, fondamentalmente è una classe melee di Dungeon Fighters Online. E questo tecnicamente è un action che boh, probabilmente fa vedere le origini del primo Berserker. Sembra abbia problemi di ottimizzazione perché va a 20 fps. Lo stile non mi dispiace, è un misto dark realistico, dark fantasy anime. No, non scatta solo a Tegre Totaku, il frame rate chiaramente c'è del lavoro da fare sul frame rate. Però come combat sembra abbastanza cazzuto, cioè armi multiple, counter, tamarria, nemici aggressivi. È chiaro che ci devono lavorare a livello tecnico, però non sembra malvagio. Sembra un po' anonimo a livello, nel senso, dall'impressione di essere fondamentalmente una serie di arene con delle boss fight più che un action elaborato, però boh, magari. Non ho capito se l'ha schivata quella botta o... Questa boss fight non si capisce il cazzo, però... The First Berserker, Kazan. Sì, non è che sia particolarmente un... Ok, questo è Tales of Kenzera. Non sembra molto unico a livello artistico, però magari potrebbe essere un action competente, vedremo. Questo è molto carino, ragazzi, non sottovalutatelo, la demo era davvero bella. Cioè, è un action Metroidvania fatto bene. Non è esteticamente eccezionale, però artisticamente è interessante perché è molto colorato e molto variegato a livello di ambientazioni. E le meccaniche io le ho trovate molto pulite e molto ben fatte. Cioè ha delle belle fasi platform, dei bei sistemi. Non è un Metroidvania raffazzonato, è fatto molto bene. È fatto molto molto bene. Each ability gained by the player can be used both traversally as well as in the fray of combat. For example, take a key to spear. Hai vari poteri in base alle maschere, hai varie cose che puoi fare, ha un po' di Ori, un po' di dell'ultimo Prince of Persia, vari poteri legati al sole e alla luna, questo fatto che devi cambiare lo status in base allo stato, alla tua forma, hai poteri diversi e combattimento diverso, è fatto molto bene. Poi graficamente si vede che è un team piccolino ed è un po' indietro, però non è un brutto gioco.
La demo mi aveva colpito molto positivamente, non me l'aspettavo così valido. Grazie Lux per l'iscrizione. Me lo aspettavo un gioco molto più rozzo. Invece gli sviluppatori sanno quello che stanno facendo. Sembra fatto bene, ragazzi, molto bene. Poi ovviamente anche il mercato dei Metroidvania adesso è un po' saturo ed è pieno di roba bella, e non credo che questo sia all'altezza dell'ultimo Prince of Persia, che già non ha venduto benissimo. Però sembra un gioco solido. Mamma mia, sto sotto un treno. 11-bit Studios. Questo cos'è? Coso? Dai. Dio santo, Frostpunk. Frostpunk 2. Primo Frostpunk era figo. Questo sembra essere il primo Frostpunk pompato in tutto. L'evoluzione in tutto dà l'impressione di essere anche più elaborato. Letteralmente il city builder post-apocalittico, ragazzi. È molto figo come concept, eh? Con anche tanto di scelte morali e... Luglio 25. 25 luglio. Ed è anche su Game Pass questo, cazzo. Questo è da giocare. Questo è finalmente Capcom. Questo è il nuovo di Capcom. È chiaramente un action di quelli fighi di Capcom con le super mosse, ma voglio capire cosa ha meccanicamente di particolare, perché esteticamente è fighissimo comunque. Super psichedelico. È proprio tutto pazzo esteticamente, guardatelo. Vedi che hai i compagni? E tecnicamente li puoi potenziare. Questo è super drogoloso come estetica. Di giorno. Devi guidare la fanciulla lungo il cammino. Quindi tu sei la guardia del corpo della fanciulla. La visuale è piuttosto distante dal personaggio. Devi purgare la contaminazione. Sei fondamentalmente un sacerdote combattente. Salva gli abitanti del villaggio e assegna loro i ruoli. Preparati prima che sorga il sole. Praticamente devi salvare la gente di giorno e dargli delle classi. E poi di notte ti attaccano le orde di yokai e devi combattere. È un mezzo action strategico gestionale. È stranissimo. È un mezzo tower defense action gestionale. Però con il combattimento action, dove tu hai il tuo personaggio ha le combo e le mosse. È un action strategico, ragazzi. Hai le truppe, puoi dare gli ordini. No, raga, è una figata. Grazie Mefastene per l'iscrizione. È una figata in realtà, perché è particolarissimo, una roba nuova. A parte che esteticamente è meraviglioso. E comunque hai le parry, hai le esecuzioni. Esteticamente è fighissimo. Esatto, sembra la versione figa delle furie di Monster Hunter Rise. Si vede che è un progetto... non è un progetto su cui hanno investito 200 milioni di dollari, però sembra molto interessante, sembra molto particolare. E esteticamente è ultra figo. Cazzo, però vedete perché anche è bella Capcom. Perché comunque fa anche questi progetti, cioè oltre a fare i suoi gioconi fa anche questi progetti tutti pazzi, stranissimi, molto sperimentali. Mi piace molto, mi piace un botto. Kunitsugami Path of the Goddess, questo mi incuriosisce un botto. E arriva nel 2024, arriva quest'anno anche questo.
Questa è una bella sperimentazione. Sono molto molto incuriosito. Vedete, mescola strategia in tempo reale e azione. È fondamentalmente un action strategy. Figata. Figata. Interessante. Dovrebbe essere finito, ragazzi. Credo sia finito. Tiriamo un po' le somme prima che io svenga. Sì, è finito. Allora, tiriamo un po' le somme. Partiamo dalla merda. Roblox, lasciamo perdere. Monster Jam, lasciamo veramente perdere. Slate of End, non si è visto un cazzo. The Sinking City 2, non si è visto un cazzo di gameplay. Trailer abbastanza banalotto. Questa è la roba trascurabile. Giochi più interessanti. The Alters sembra una figata. Concettualmente è molto complesso da portare a termine, ma potrebbe essere veramente bello. È uno dei giochi che mi interessa di più. La trilogia originale di Stalker è comunque una trilogia di remaster estremamente interessante. Frostpunk 2 sembra super figo. D'altronde il primo Frostpunk era molto figo. E Kunitsugami non me lo aspettavo action strategy, ma il fatto che sia così particolare e unico mi stuzzica da morire. Ed è davvero una figata. Sembra essere un progetto minore di Capcom, così a occhio, però è qualcosa di molto sperimentale e interessante. Mi piace molto il fatto che magari mettano i team più piccolini a fare dei giochi un po' più particolari che magari si distinguono. È davvero molto 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 peculiare, molto molto peculiare. Comunque è super bello anche artisticamente, mi ispira davvero un botto. Vabbè, The Answer lo sapevamo che sarebbe arrivato, ragazzi. Bella espansione, non mi piace il fatto che mancasse dal gioco originale, ma bella espansione. Final Fantasy 14 su Xbox, era ora. Monster Jam Showdown, lasciamo proprio perdere, l'abbiamo messo nella merda. Creatures of Ava, boh, sembra carino ma niente di che. Unknown Awakening, anche questo non mi ha sorpreso particolarmente a livello di trailer. E poi cosa? E Tales of Kenzera invece è molto The First Berserker non mi ha impressionato particolarmente, ma potrebbe essere un action solido. Tales of Kenzera invece, da quello che avevo provato, è un metroidvania molto solido. Vedremo se sarà un giocone. Per il momento mi sembra che della roba in arrivo su Game Pass, quella più interessante sia sicuramente The Alters, Frostpunk 2, Kunitsugami. Queste tre qua sono le cose più fighe che stanno per arrivare. Kunitsugami mi sembra anche un gioco particolarmente adatto a Game Pass, proprio perché se è un progetto minore di Capcom, comunque particolare, che magari non risuona necessariamente con tutti o con quelli che volevano un action puro, la sua presenza su Game Pass potrebbe farlo scoprire e renderlo interessante per molti. A me incuriosisce tantissimo. Kunitsugami non sta nel pass, vabbè, comunque io lo giocherò lo stesso, sembra molto figo, indipendentemente da tutto. Poi che altro c'è? Niente, questi sono i giochi più interessanti. Mi è sembrato un buono show. Esatto, diteglielo voi a Luciano di stare zitto, che io sono troppo malato per incazzarmi. Comunque no, di roba molto, molto interessante c'è. Frostpunk 2 di Alters mi piace moltissimo. Roba degli 11 bit sembra una super figata. Kunitsugami mi incuriosisce un botto. Tales of Kenzera sembra un gioco valido. First Berserker probabilmente lo proverò, più che altro per l'interesse per gli action che non per altro. E il resto, vabbè, la Stalker Original Trilogy molto interessante da oggi, ma mi pare che non sia su Game Pass. Figata, cioè almeno tre giochi molto interessanti e una trilogia di remaster molto figa. Path of the Ghost the Goddess Day One nel Game Pass, allora è confermato, ok, è confermato, va bene, figata. No, direi che ancora no, il Game Pass ha ancora un senso avercelo, detto terra, c'è parecchia roba gustosa in arrivo, poche palle, sempre un servizio molto molto valido. Peccato per il CEO di Microsoft e l'azienda che c'è sopra, ma il Game Pass continua a essere un servizio estremamente validissimo. Non che sia soltanto Microsoft l'azienda cancro, ormai tra lei, Sony e Warner e le altre stiamo messi veramente merda in questo settore, ragazzi. Però lo show decente, lo show assolutamente decente. A mio parere presentate cose molto belle, quindi comunque tanta roba. Va bene, molta roba da attendere, sono contento. Kunitsugami mi è piaciuto che si sia visto un pochettino di più. Mi chiedo se negli show
quelli notturni di Capcom dei prossimi giorni faranno vedere un po' di più di Kunitsugami e si scoprirà qualcosa in più di Dragon's Dogma 2 o magari verrà annunciata una demo. Stalker è una remaster? Sì, praticamente Bepix, perché non sono soltanto una collection, pare siano anche rimasterizzati e perfezionati. Xbox Partner Preview, Path of the Goddess. No, sì, l'avevano detto già in chat che è su Game Pass, ragazzi. Almeno, credo. Sì, Day One, Game Pass. Loro devono avere un accordo con Capcom per determinati giochi, perché l'hanno fatto anche con il live service, Exo Primal, anche quello era su Game Pass, ragazzi. Però sì, è chiaramente su Game Pass anche con Itsugami. E basta. Siamo qua. Io sto una merda. E vi ringrazio per avermi seguito, ragazzuoli. Nonostante il mio stato fisico e mentale, sono devastato, letteralmente devastato. Vorrei essere messo un po' meglio e stare qua un po' di più con voi a chiacchierare, ma sto veramente uno schifo. Questa influenza mi è arrivata in faccia come un fulmine. E grazie per l'iscrizione, Mark Deminoff, e spero vivamente che mi passi in questi giorni, perché non ne posso più. Ho la febbre 2, veramente, cioè non ne posso veramente più di stare una merda, di essere vecchio, di essere sempre concio. Al solito vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e aver seguito con me la live. Vi si vuole benissimo. Sì, a me l'influenza colpisce sempre durissimo, perché il mio sistema immunitario fa veramente cagare. Un bacione a tutti, spero di poter ricominciare a portare Baldur's Gate e Final Fantasy, perché con ciò come sto rischio veramente di finirli tra 14 mesi. Comunque forse il peggio è passato. Sì, sto una merda anche oggi, ma magari domani mi riprendo un po' di più. A forza di stare a letto mi devo ripigliare. Certo, mi dovrò ripigliare, che cazzo, ho preso la peste, cioè, dovrò pur riprendermi questa cazzo di influenza. Per il resto un bacione a tutti quanti, passate una buona settimana, che siamo soltanto a mercoledì. Statemi bene e ci vediamo, si spera, domani con delle altre live, se sto meglio. Un bacione a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzuoli e ragazzuole. Ciao ciao!